Per noi è un ricordo bello è tornare a suonare a Macerata. Abbiamo fatto dei concerti molto belli nel passato. Ovviamente la formazione è cambiata perché ovviamente manca Demetrio e Capiozzo, però insomma noi cerchiamo di continuare la tradizione degli Aria con la nostra ricerca, con il nostro modo di vedere le cose, sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista del sociale, come abbiamo fatto sempre nel passato. Quindi stasera ovviamente la gente vedrà tre vecchietti che suonano, si danno da fare con l'energia di tre vecchietti a livello del corpo, però con la mente siamo ancora molto capaci di manifestare le nostre qualità e quindi speriamo che il pubblico apprezzi. Serve a contenere, a mantenere un certo tipo di punto di riferimento. I giovani ovviamente vanno aiutati, oggigiorno specialmente il problema dei giovani è molto sentito a tutti i livelli, in sociale, quindi se i giovani possono prendere qualche incoraggiamento e qualche spunto dai lavori dei musicisti del passato, noi siamo perfettamente contenti di essere utili a fare questa cosa per loro. Bisogna andare avanti e vivere la musica al 100%, non fare con un piede di là, un piede di qua, lasciatevi andare, anche se le problematiche che saranno molte, immagino, forse più di quelle che abbiamo affrontato noi, perché oggi la cultura non è vista di gran buon segno da parte dei politici o della gente che è al potere, però continuate ad andare avanti, non abbiate timore, vedrete che se il talento c'è, il discorso è giusto, il punto di riferimento lo sentite veramente, qualcosa verrà fuori di buono. Auguri. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice, pieno di gente felice. Ma forse erano arrivati in Padania. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Allora il saggio arrivò e disse: che pensi che il mondo sia piatto? Allora
ora sei arrivato alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali